Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Io sono Ekront e questa, come al solito, è la Shaderilla. Come abbiamo detto nell'ultima puntata, ho già riampliato il piano dei commenti tirato sul secondo. E lo scorso video ce ne sono stati pochi, ma li ho comunque riportati. Allora, due di. Diciamo che è uno, ma l'ho splittato perché era troppo lungo il commento di Only Lele, che è la farm di grano automatica e la puntata di mining. Poi lasciamo perdere. E alla fine l'insulto di Giulia, che come al solito, volendomi tanto bene, mi dice: sono una persona orribile perché non vado a Lucca Comics. Ho già creato il secondo piano e secondo me quando diventerà molto alto sarà tutto molto molto bello, perché questo panorama è molto bello. Infatti noi adesso lo andremo a deturpare. Sì, come vedete infatti c'è già un blocco. C'è già un blocco che mi sono scordato di. No! Ah, ce l'ho fatta! Sembra che non si stesse spaccando prima. Ok. E come potete vedere dal fatto che io abbia la lana, avete capito cosa io voglio fare. La pixel art del pene. La pixel art del pene. E la costruiremo qua, forse, sì, qua, così tutti potranno avere memoria del fatto che doppia D è un cretino. Allora, iniziamo subito, sarà un processo molto lento ma soprattutto abbastanza doloroso. Allora, 1, 2, 3, sì, comunque il blocco di sopra era perché avevo fatto delle prove per costruire, perché altrimenti potevo impazzire a metterne un botto. Anzi, prendiamo anche un cubettino di terra perché ci servirà. Questo possiamo fare così. Questo si leva. Ora allora, mi serve ancora della terra. Realtà. Che rumore carino. Ok, allora. 1, 2 e 3. Dopodiché dovremmo fare questo lavoro. Ma l'avevo detto, sarebbe stato molto lungo. Sopra, olè. Fra l'altro, questo è il mio cellulare che suona, ma sulla stecca. Vabbè, utilizziamo la lava però per salire tanto questi cazzi. Non lo faccio apposta, mi vengono naturali tutti questi. Tutte queste battutine sul piede. Bene. E adesso arriva la parte più divertente e anche molto più noiosa, su cui farò sicuramente un bel taglio almeno per arrivare in cima. Quindi ora recuperiamo tutto quello che c'è sotto. Ok. Una first look sulle palle. Così guardate che bellezza. Olè. Guardate qua. Voilà, voilà che Guardate che bellezza, eh! poesia. Questo tramonto al pene. È fantastico. Allora, come potete vedere, la base è stata fatta. Adesso manca il color che dia quel gusto particolare. Ovviamente si fa con la lana. Qua diamo un po' di ubre. No, ho scelto la cosa più sbagliata che esista, non so come. Una cosa che non dovevo prendere. Questa che dà un po' di colo, io qua ho sbagliato un mattoncino, eccolo. Questa opera d'arte contemporanea dovete sempre ringraziare Doppia D, ragazzi, ringraziatelo tanto, con tutto il vostro affetto.
con questa cosa che ha deturpato adesso il nostro fantastico paesaggio. Tra l'altro io molto coraggiosamente sto facendo tutto di notte. Io spero tra l'altro che voi ci vediate. Facciamo così. Piazziamo delle torce in giro così. Ci vediamo. Ci vediamo tutti in realtà, perché anche inizio ad avere tipo... Tra l'altro io spero che quello scheletro lì continui a ignorarci. Perché se inizia a fare tipo i no scope 360 sulla mia faccia, oltre che cadere e incazzarmi molto, ci fa anche molto male. Ok, abbiamo quasi finito. Poi prendete tanta colla vinilica. Avete adesso orgogliosi di voi. Questo lo dobbiamo levare. Ora bisogna levarsi dal pene tipo scappare fortissimo a casa. Minchia, non vedo più, è ancora il creeper. Minchia, qua è veramente infestato. Che nei pressi, ecco, faccio così, così vedete mentre scappiamo. Morte, ma di morte, ai, taccio, meno male vicino a casa abbiamo illuminato tutto e quindi si vede anche da abbastanza lontano. In questo momento scappiamo, ma scappiamo fortissimo. Sono quasi arrivato a casa, pure quasi finito il cibo. Così posso continuare a correre. C'è uno zombie davanti a casa, non si sa per quale motivo. Mi scusi, questa è proprietà privata. Ok, allora vado a una gialla pupazza. Allora, mi scusi, lei è in una proprietà privata, dovrebbe andare via, basta. Grazie. Ok, bene, ok. Adesso che abbiamo scampato il pericolo, andiamo a vedere il pene finito, anzi prima mangiamo magari. Beh, intanto possiamo anche questo. Possiamo questo, possiamo questo. Questo ci serve. Questo pure, questo può essere posato. Crova, vabbè, sti cazzi. Papa di di. Oh, expo. Pam 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 pam. Andiamo a vedere subito, no? Molto vediamo se si inizia a vedere anche da molto lontano o meno. Oh, un calamaro. Suca lì proprio. E morire pazzo. Guarda che ci prova comunque. Che bello! Si vede un mega pene. Guardate! Adesso c'è anche l'effetto ombreggiatura. Ma che bellezza, ragazzi! Guardate come non stona affatto quando facciamo le inquadrature. È bellissimo, è bellissimo. Sono così orgoglioso di me stesso. Di aver disegnato un pene così bello. Infatti, scordandomi anche le torce appiccicate sopra. Questa ce la facciamo. Per questo dobbiamo fare così, vabbè. Allora, 1, 2, 3, 4, 5. Bene. Avrei
Avevo pensato anche di costruirlo in cima alla montagna. Però magari in cima alla montagna si può costruire qualche altra cosa. Tipo un tempio. Una roba del genere. Qualcosa di simile. Bene, detto questo, come al solito, io vi saluto. Vi lascio osservare ancora i commenti. Come sempre, allucinalto, lasciate i commenti perché, come al solito, i prossimi 24 verranno caricati al secondo episodio, cioè al secondo a partire da oggi. E alla prossima. Ciao ragazzi!